Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Menduni, sono professore di rischio idrogeologico e protezione civile nel Politecnico di Milano. Voglio innanzitutto ringraziare l'Associazione Idrotecnica, CAE e soprattutto questa bellissima regione che ci ospita. Sempre un piacere venire qui con voi e vi ringrazio di questo. Allora, parliamo del ruolo del monitoraggio nell'attività di gestione del rischio idrogeologico. Naturalmente, essendo io idraulico e occupandomi prevalentemente di difesa dalle alluvioni, porto il contributo, come dire, della mia storia professionale e culturale, quindi porto un segmento limitato di questo tema che è vastissimo. Ci sarebbero mille modi di aggiustarlo. Spesso nei nostri incontri di Italia Sicura presento questa slide. Il secolo scorso ci ha, come dire, dato questo imprinting che la messa in sicurezza del territorio è un obiettivo che si consegue una volta per tutte. Spesso i nostri politici dicono: quando mai questo disgraziato paese potrà essere finalmente in sicurezza? È un obiettivo che si consegue una volta per tutte e grazie soprattutto al ruolo degli interventi strutturali. Resta una fettina, un rischio residuo che può essere affidato a interventi non strutturali per la sua gestione. Per tutta una serie di problemi che sono dovuti alla complessità di questo tema, che è un tema che ha implicazioni territoriali, implicazioni tecnologiche, implicazioni politiche, implicazioni sociali, implicazioni economiche. Diciamo, questo obiettivo, che era l'obiettivo degli anni 80 e degli anni 90 del nostro paese, c'è qualcosa che non ha funzionato in definitiva. Io ho sintetizzato così a testa mia quello che è il pensiero contemporaneo, almeno il nostro pensiero contemporaneo della nostra scuola, cioè che il rischio idrogeologico è un fenomeno complesso che va valutato e gestito. Questo termine valutazione e gestione viene direttamente dalla direttiva europea sulle alluvioni, che si chiama sulla valutazione e gestione del rischio idrogeologico, e che la gestione non avviene solo attraverso la componente di pericolosità, che è la componente che si affronta di regola con gli interventi strutturali, ma avviene avendo a disposizione tre leve. Dice: perché ne devo utilizzare una sola? Se io ho tre automobili, perché devo usare sempre, non so, quella piccola, quella media o quella grande? Si utilizzano tutte e tre le componenti che caratterizzano il rischio, cioè la pericolosità e quindi la probabilità che un evento accada, la vulnerabilità, cioè operare sul grado di perdita di un bene esposto che io ho in corrispondenza di quell'evento, e sull'esposizione, perché un evento calamitoso è sempre dato dalla contemporanea presenza di una minaccia e di un esposto. Se quando il serial killer gira per strada la signora non torna a casa solo a mezzanotte, l'evento dannoso non accade. Altresì, se la signora torna a casa quando il killer ha l'influenza, ugualmente. Va bene, allora, in buona sostanza, vedete, nel secolo scorso il problema era sostanzialmente visto da una fettona che dovevano gestire le opere e una fettina residua, no? Una frattaglia che in qualche modo doveva essere gestita attraverso l'intervento non strutturale. In realtà il ruolo del monitoraggio, per usare questa parola, e il ruolo degli interventi strutturali si permea in un continuum, no? Facciamo l'esempio: se una cassa d'espansione, che è un intervento strutturale di quelli proprio hard, diciamo, che è presidiata da organi mobili, evidentemente ci sarà della tecnologia che deciderà in base al livello locale del fiume se alzare o abbassare questi organi mobili per far funzionare la cassa. Ma probabilmente se io utilizzo quello che mi dicono gli idrometri a monte, io posso anticipare le mosse dell'avversario e programmare in maniera migliore. Ma se io a questo utilizzo
utilizzo la precipitazione anche e quindi tengo in conto dell'onda di piena che si forma sul bacino. Io posso avere con un'intelligenza adeguata informazioni ancora più produttive per l'utilizzo di questi elementi. Ma se utilizzo anche le previsioni meteo che ho, posso anticipare a mia volta ancora di più. Allora cosa sto facendo io? Strutturale o non strutturale? Monitoraggio o opere? È, come dire, una permeazione di una gestione integrata di un fenomeno complesso. Una cosa non può fare a meno dell'altra. Purtroppo è un matrimonio che, come dire, per forza o per amore va fatto. Troppo davanti. Allora, la valutazione e la gestione, i due pilastri del contrasto del dissesto, la valutazione e la gestione, sono ambedue lavori, mestieri, che si fanno a un ampio spettro di scale spaziali e temporali. Cioè la valutazione è quella che guida il governo del territorio e quindi va su scale pluridecennali, ma è anche quella del tempo reale, no? Io devo valutare se aprire o non aprire la paratoia che governa la cassa di espansione. A proposito di valutazione, voglio dire che cosa guida quel mix che abbiamo visto di interventi? Cosa ci metto nel cocktail? Un po' più di monitoraggio o un po' più di interventi strutturali? C'è una soluzione univocamente determinata? La risposta è no. C'è un'analisi costi-benefici o benefici-costi, diciamo, per mettere al numeratore quello che più apprezziamo, che guida questo processo. Sulla valutazione, ieri noi abbiamo avuto la presentazione delle linee guida di Italia Sicura a Roma e il professor Guzzetti qua, il dottor Guzzetti, perché non è un universitario ma è un eminente ricercatore, direttore di ricerca al CNR, parlava appunto della valutazione della pericolosità. Guardate, queste sono due mappe, due esempi della mappa di pericolosità del nostro paese, pericolosità geoidrologica, come dicono i geologi, dove si riporta sia la pericolosità d'alluvione con i toni del celeste, sia la pericolosità da frana con i toni del rosso, dell'arancio e del marrone. Bene, che confine è questo che delimita delle zone felici in cui sostanzialmente ho pochissima pericolosità e zone invece che sono crivellate di pericolosità? Il confine amministrativo. Diciamo, questa è una regione e questa è un'altra regione. Questa è una regione e questa è un'altra regione. Non dico quali regioni sono, ma però se andate sul sito di Italia Sicura, questo è il, come dire, lo schermo catturato. Questo vuol dire che nella determinazione della pericolosità non c'è una direttiva a livello nazionale. Ci fu provato nel 98 ai tempi dei piani straordinari con un atto di indirizzo e coordinamento che uscì al 98, è l'anno di Sarno, diciamo, che in qualche modo fece fare un salto qualitativo alla difesa del suolo italiano, per cui sostanzialmente noi abbiamo una valutazione della pericolosità che è estremamente disomogenea. Allora, quando io spesso sento dire in Italia ci sono 172.000 comuni a rischio, e poi sono finite tutto, ci sono 29.300 ospedali, ma noi stiamo parlando di contesti che sono valutati con criteri molto diversi l'uno dall'altro e quindi, diciamo, non sempre questa guida sulla pericolosità è una guida sicura, salda. Allora, diciamo, è molto più facile la valutazione dell'esposto, fare una mappa di ciò che è a rischio. Perché? Perché nella valutazione della pericolosità si deve tirare in ballo approcci concettuali, probabilità, statistica, ma l'esposto noi lo possiamo guardare, toccare, misurare col metro ogni giorno, sta là, ce l'abbiamo sotto i nostri occhi e quindi
lo possiamo cinarchizzare e analizzare molto, molto, molto bene. Allora, diciamo, vedete, il contrasto del dissesto io lo vedo, e quindi come sistemare i diversi pezzi di esposto che stanno sul territorio: la scuola, le case, l'industria, l'autostrada, l'aeroporto. Io nella mia testa ho l'idea del coach che parla alla squadra prima della partita e dice: guarda, te che corri parecchio, marcami Tizio, che è, come dire, sveglio e veloce, te che sei grosso, robusto e roccioso, mettiti bene in difesa come difensore centrale e marcami Tizio, il tal'altro lo raddoppiamo con Beppe, e così. Chi c'è in questa squadra? In questa squadra ci sono i diversi asset che concorrono alla gestione del rischio idrogeologico. C'è la cassa d'espansione, c'è l'ottimizzazione delle golene che ci raccontava prima Armando Brat, ci sono i sistemi di presidio dei sottopassi stradali, dove crepa un sacco di gente ogni anno, e che ci raccontava prima Guido Bernardi. Ci sono, come dire, abbiamo una squadra forte, coesa, che deve essere ottimizzata. Allora, qui vengo ora, come dire, in media stress. L'area tematica del monitoraggio fornisce molti degli strumenti indispensabili per la gestione del rischio idrogeologico. È una lunga storia, allora io in due slide la ripercorro rapidamente. Abbiamo avuto l'era dei pallini, no? L'era dei pallini, il nostro è un paese dove c'è una forte densità di sensori di pioggia, in questo caso. Questa è la Toscana, è la mia regione, se non si fosse capito dall'accento. Questo che vedete, ad esempio, è Padignano, una mitica stazione pluviometrica, perché durante l'alluvione del 66 registrò il picco di precipitazione con 430 mm nelle 24 ore. Quindi, come dire, io che sono vissuto, ho studiato e sono cresciuto nel mondo dei pallini, le conosco tutte a mente, no? Se mi basta, addirittura dal tratto della penna, del pennino, forse dalla stessa strisciata in alcuni casi, ero in grado di riconoscere. Bene, dopo l'era dei pallini c'è stata l'era della spazializzazione dell'informazione, quindi la mappa delle isoiete in tempo reale, sto parlando primi anni 2000, fine anni 90, in cui i pallini restano, ma sono in qualche maniera spazializzati con diverse forme interpolatorie nella loro. Poi siamo alla integrazione dei dati. Vedete, noi qui vediamo la dashboard, il cruscotto, del Dipartimento della Protezione Civile, che anche le protezioni civili regionali hanno in uso, in cui sulla mappa vengono integrate più informazioni e mappate, dove noi vediamo non solo le informazioni dei pluviometri, ma le informazioni che derivano ad esempio dai sensori radar, le informazioni di previsione, e qui abbiamo i due pilastri della previsione meteo nel nostro paese, cioè il modello Cosmo I7 con la scala a 7 km e il modello del centro europeo che con la maglia a circa 40 km. Quindi noi abbiamo diversi sensori di precipitazione e diversi modelli di previsione che sono integrati in un'unica visualizzazione. Bene, allora, per dirvi quello che vi voglio raccontare adesso, voglio parlare di un salto di qualità su cui noi stiamo studiando, e faccio un esempio derivato dagli aeroplani, che sono il mondo in qualche modo della sicurezza, dove la sicurezza è codificata. Allora, qui vedete un motore di un Boeing 737, l'aeroplano che ci ha portato ieri sera in Calabria. Allora, il pilota sorveglia i sistemi attraverso il cruscotto, attraverso la dashboard, che più o meno è la stessa cosa del cruscotto di The Weather che abbiamo visto poco fa. Qual è la filiera
che porta al monitoraggio. Si parte dai sensori, qui in questo caso sono sensori di temperatura, per esempio, che stanno appiccicati in specifiche parti del motore dell'aeromobile. I sensori hanno una loro rete di trasmissione, CAE, conosce benissimo anche la questione dei punti radio e della trasmissione, in questo caso una trasmissione che può essere via Bluetooth, Wi-Fi o via cavi, e poi arriva al cruscotto. Questo è il quadro delle emergenze dello stesso aeromobile. Quando si illuminano queste luci, è bene essere su un altro aeroplano. Come vedete è molto semplice, un quadrettino dove ci sono poche spie che aiutano. Qui siamo, per essere chiari, alla stessa immagine della dashboard del cruscotto della protezione civile che abbiamo visto prima. Ci sono sensori, c'è una rete di trasmissione, c'è una visualizzazione di questo. Benone. Cosa cambia? Qual è l'anello che sta a valle? Le procedure. Perché il pilota ha un manuale dove, quando si accende una di quelle lampadine, gli dice esattamente che cosa deve fare. Tutte e sole le cose che deve fare. Noi questo non l'abbiamo. Mi spiego meglio. Il nostro allertamento avviene attraverso bollettini di questo tipo. Le scale spaziali, su questa è la Lombardia, abbiate pazienza per campanilismo, queste sono 3 minuti. Queste sono le zone omogenee sulle quali viene effettuato l'allertamento. Quindi qui si dice c'è il giallo, qui il verde, qui il rosso e qui l'arancione. Questi sono i comuni della Lombardia. Come vedete è una definizione molto più fine di quella che sono le zone di allertamento. In buona sostanza, la scala spaziale alla quale si prendono le decisioni è molto diversa dalla scala spaziale alla quale si danno le informazioni. Allora, qual è il mondo delle procedure? È il mondo di questi rovi qua, che sono una questione di un'importanza fondamentale, il piano comunale di emergenza, che la norma, la legge 225 del 92, nelle sue progressive, ha in qualche maniera istituzionalizzato e reso obbligatorio. Cosa ci sono qua dentro? Gli scenari e le procedure. Spesso i sindaci, affaticati dalle mille cose, è il destino scelto. Spesso il sindaco considera questo un mero adempimento da gestire con la logica dell'adempimento. In realtà, qual è il problema del sindaco? Quando ha un allertamento, dice, ma tra i vari scenari che sono descritti nel piano di emergenza, qual è quello che si sta verificando? Lo scenario A, perché io in ciascuno di questi faldoni ho le procedure che consentono di contrastare il rischio. Allora noi stiamo sviluppando con una linea di ricerca molto importante un qualcosa che renda, come dire, trasparente, cioè invisibile all'operatore o visibile solo a richiesta, tutto ciò che è stato il nostro mondo, almeno il mio mondo per tanti anni, cioè i pallini, i sensori, la spazializzazione, l'integrazione, sapere se è Badiagnano col pluviometro o Renacci fattorino. Ma comunicare direttamente qual è lo scenario in atto, come evolve e quindi qual è la procedura che deve essere adottata. Questo processo di sintesi è uno delle frontiere del monitoraggio su cui noi stiamo lavorando. Abbiamo dei risultati con una convenzione che abbiamo con la Regione Lombardia e diciamo il resto alla prossima puntata. Grazie.